tipo Dora. Ma si sieda, signor, signor Merdone. Signor, ho portato una cassetta di legno sulla signor quale Trippone, si sieda, per favore. Ercole Brambilla. Brambilla, importante, perché tutti i Brambilla che ho conosciuto nella mia vita erano dei grandissimi coglioni. Ma no, ma mio vicino di casa, per la sua esperienza personale, mio vicino di casa si chiama Giancarlo Brambilla, mio cugino, un coglione. Lei abita in centro? Sì, quando c'ho voglia. Mio cugino bene sta, quindi anche lei credo. Mi sono proprio sbagliato io la moglie, una roba. Io ho fatto così. La moglie di mio cugino? Sì, Madonna. È un troione, Madonna, poverina, e anche zoppa. L'ha annaffiata tutta. Poi regge la droga, che è una roba. Ma ha rubato la moglie di mio cugino zoppa. Allora? Avete approfittato della povera Enrichetta. Mamma mia, quella gaffetina. Può andare avanti per 2 o 3 giorni, lei. La sopportazione della droga. Allora, 64 anni. Silenzio. Il caso di oggi vede la bella coppia di Dio, il Brad Pitt dei ricchi, il bellissimistico signor Infausto, ancora una volta ingiustamente accusato da quel meschino, sorcio, lebroso, sorcio, merda, feci delle feci, signor Ercoglione. Ma sta parlando di me? Che si merita subito una bella scossa! Buongiorno, no, sua magrezza reale. Lei è la versione ricca di Donald Trump. Bellissimo. Donald Trump è ricco. Com'è bello e raggiante oggi il nostro signor Infausto. Cos'è, per caso si è fatto sbiancare l'ano? Ma sono affari suoi. Signor giudice, sono contento che l'abbia notato. Ho pagato fior fior di soldi di Ercolone. Scusate, chiedo gentilmente la parola a vostro onore. Vorrei dare un tono di serietà a questo. Cazzo fai? Io mi rivolgo a lei. Lecchi il culo, pezzo di merda. Che io ti frigo, figlio di puttana. Dai, veloce, dici qual è la causa che perderai sicuramente male. Malissimo. Perderai, muori, perdi e male. Molto. Faccio finta di non aver sentito. Certo, sì. Guardi, vostro onore, è un fatto gravissimo. Il qui presente signor Infausto mi ha fatto una bambolina voodoo. Io non credo, ovviamente, a queste cose, ma la mia vita è diventata un vero inferno. Da ridere, lei. Che bello, su, su. Faccia vedere questa bambolina, signor Infausto, forza. Guardi, eccola qui, la porto sempre con me. Un attimo, che nelle mutande, un attimo. Oh, ecco. Che puzzo di pene! Io puzzo di pene! Ho speso 386 euro di Jean Paul Gaultier Le Mal e puzzo di pene! Ma che artista, è proprio brutto uguale, eh? E come funziona, signor Infausto? Sono curioso, allora, come funziona? Allora, è semplice, vostro onore, guardi, allora, tutto quello che faccio alla bambolina lo sente il signor Ercole. Per esempio, ora gli faccio il solletico, guardi. Basta! Adesso gli sbatto la testa contro il marmo, vedi? Aia! Aia! Ho la materia cerebrale! Mi è uscita dalla materia cerebrale dalla tempia! Chiamate un'ambulanza! Però, sa qual è la cosa più bella, signor giudice? Guardi cosa succede, mi infilo un dito in culo. Ma no! Ma no! Usa la vasellina! Ma che bello, ma ne voglio subito una anch'io, signor Infausto. Prenda la mia, gliela regalo. Grazie, signor Infausto. Ops, mi è caduta. Aia! Scusate, io ho della materia cerebrale che fuoriesce dalla mia testa. Se no, l'ha scosso! Ci manda la materia cerebrale! Pretendo la distruzione della bambolina e il risarcimento dei danni. È un cerotto. Cazzo fai, l'insolente? Mo spezzo le gambine alla bambolina. Cado per terra! Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte alzatevi, si ritira per pippare e solleticare la bambolina voodoo. Alzatevi da terra! Linea alla pubblicità. Al cervello! Secondo i dati dell'Associazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 10 anni la produzione mondiale di cacca è calata del 50%. La stitichezza globale sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza di una delle specie più antiche del nostro pianeta, l'orso della merda. Noi dell'associazione salviamo gli orsi della merda. Caghiamo senza sosta per mantenere in vita gli ultimi esemplari di questa nobile specie. Sostieni la nostra causa. Manda un po' della tua merda alla casella postale e salviamo gli orsi della merda. O invia un SMS con scritto Gianni, sì, al numero in sovrimpressione. Insieme possiamo salvare gli orsi della merda. Dai il tuo contributo. E ricorda, anche un tarzanello può fare la differenza. Che strana specie. Eccolo qua. Allora,
intanto si è ballata la vista. Il caso di oggi vede il signor Erculoglione fare causa al bellissimissimo Elliot, signor Infausto, perché questo ha costruito una bambolina voodoo di Ercoglione, bambolina voodoo che adesso sto sbruciacchiando. No, credo di avere dei problemi alle arti inferiori. Viste le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto. Il cervello di fuori. Cosa fai? Guardi, stavolta non ci speravo proprio. Scusi, ma lei mi ha pestato la materia cerebrale. E secondo le leggi italiane condanna il merda a stare un anno con una lampada a petrolio accesa nel culo. Ma che condanna è? A mangiare solo bucce di gorgonzola scaduto fino al 2068. Ma che condanna è? E a pagare di tasca propria la costruzione di 1000 bamboline voodoo di se stesso che verranno regalate ai pazienti dei manicomi criminali in tutto il mondo. Così è deciso. L'udienza è tolta. La vita mi sta abbandonando, aiuto. È un'ingiustizia, protesto, ricorrerò in appello. Ma signori Fausto, che succede se strozzo la bambolina? No, lo so, guardi, può provare se no, vuole. No, lo faccia. Lo strozzo con tutta la forza dei pippo. Guardi, è diventato tutto blu, sembra Puffo Coglione. No.